Ciao a tutte, benvenute in un mio nuovo video. Anche oggi un altro shopping. Ebbene sì, c'è la laurea di mia figlia e abbiamo acquistato tutto alla fine. Quindi, prima di farvi vedere che cosa ho comprato, vi ricordo, se vi fa piacere, di iscrivervi al mio canale per supportarmi, lasciarmi qualche like e attivare anche la campanella per ricevere le notifiche e essere avvertito ogni volta che esce un mio nuovo video. Iniziamo subito. Allora, io sono a posto, vi ho già fatto vedere senz'altro il video dove vi ho fatto vedere il vestito che metterò. Mio marito, allora, noi vendendo capi eleganti, volevamo un qualcosa anche per la location che non fosse troppo formale. Allora, uno, le lauree non sono in presenza, ma sono online. Due, il luogo dove festeggeremo è un qualcosa fatto con pochissimi intimi e per giunta un luogo non elegante. Di conseguenza volevamo un qualcosa sportivo, un po' particolare, ma niente di esagerato. Quindi stamattina con mio marito siamo andati. Allora, i nostri figli non sono dei ragazzi pretenziosi e si scocciano un po' andare a scegliere, a provare. Quindi abbiamo acquistato noi per loro, proveranno a casa per vedere se vanno bene le taglie. Altrimenti andremo a cambiare, nel caso dovranno venire con noi. Allora, le cose che abbiamo acquistato le abbiamo acquistate da Cotton Silk, da Live e poi una cosa all'OVS, non ho la busta. Incomincio subito a farvi vedere il primo completo. Hanno delle scarpe eleganti che vendiamo noi di Pignatelli, blu o nere, però con un capo d'abbigliamento così ci sembrava esagerato. Quindi abbiamo acquistato due paia di scarpe così sportive, una bianca ed una blu. In teoria la bianca presumo che la daremo a quello più grande che... Perché il piccolo, queste qui le ridurrebbe a 17 anni, però le ridurrebbe impresentabili nel giro di pochissimo. E il primo completo che abbiamo fatto è con questa polo di Cotton Silk, che io vi avevo già fatto vedere nel video, ne avevo acquistate tantissime a mio marito. La taglia più piccola che fanno è la M, dobbiamo valutare perché i miei figli sono magri. E il pantalone è questo qui, che è un blu, lo chiamano tampone. Da 24,99 l'abbiamo pagato 17 euro. Ho preso una 46, speriamo che vada bene perché la 44 di questo non c'era, altrimenti prenderemo delle cose sportive e acquisteremo da un'altra parte. È un pantalone abbastanza regolare con le due taschine qua e dietro fatto in questa maniera. Non dovrebbe essere a vita bassa, anche perché i miei figli non amano il vita bassa. E quindi il primo completo è quel pantalone, questa polo e questa scarpa che ha comunque i lacci blu e i dettagli blu. La scarpa veniva 35,99 e l'abbiamo pagata 19,99. Sembra una scarpa carina, leggera, quindi sinceramente va più che bene. Loro bianche ne avevano di già, ma non erano perfettissime. L'altro completo, la polo identica, però non è uguale al colore che avevo preso a mio marito, perché questa qui rimane color jeans, è molto bella e l'abbiamo voluta abbinare al pantalone blu. È uguale all'altro, però non so per quale motivo questo costa, è scontato di più, da 24,99 a 14,99. La scarpa è questa qui. Ho preso di entrambe il 41, che è il loro numero, anche se vedendola così mi sembra una scarpa che veste piccolina. Nel caso, comunque, oggi gliele faccio provare. Noi sempre tutto all'ultimo, nel caso le cambiamo.
Per quanto riguarda le cinture, le abbiamo, quindi metteranno una cintura blu e nient'altro. Comunque, se riuscirò, il giorno vi farò qualche video, anche se loro non si vogliono far vedere tutti, cioè mio marito e il piccolo, però per quanto riguarda il grande e Federica, magari vi farò un video. Poi abbiamo scelto comunque tutti un abbigliamento semplice. Ci sarà un caldo da morire, di conseguenza, giacche e giacchine le lasceremo questa volta a casa. Poi a mio marito ho preso un'altra polo XL, sempre pagata 8,99 euro, e l'ho presa arancione e poi l'ho presa rossa. Quindi in totale gliene ho comprato 3 la prima volta, mi sembra, 4 la seconda e oggi 2. Poi lo so che appena vi faccio vedere questa camicia, all'inizio anche mio marito non si stava strappando i capelli, però poi la misurata in teoria non avevamo in mente di metterla, diciamo, il giorno. Poi invece, considerando l'abito che metto io, considerando la mia malattia dell'abbinamento, questa è una camicia che mio marito non avrebbe mai scelto da solo, eh. Però io e Federica siamo quelli un po' più stravaganti e lui ci ascolta, nel senso, giustamente deve vedere lui se la sente, però poi quando indossa, se gli piace, anche lui riesce ad aprirsi un po' di più. E comunque è una camicia che ho preso all'OVS, ho scalato dei punti, quindi ho aggiunto pochissimo. Questa camicia è una L, la fanno in tutte le taglie a partire dalla small e veniva a 22,95 euro, era scontata a 12. Il cotone di questa camicia è meraviglioso, è morbidissimo e il verde in passato era uno dei miei colori preferiti e ha questo disegno geometrico che riprende a parer mio un po' il mio vestito. Quindi l'ha provata, gli sta benissimo e lui la indosserà con un pantalone nero e la scarpa nera e la cintura nera, niente cravatta e sarà così. Basta, queste sono le cose che abbiamo acquistato, quindi ho voluto farvele vedere, spero che vada tutto bene. Io difficilmente mi sbaglio con le taglie, ma ho sempre preso fin da quando erano piccoli. Tutto per loro, per me sarebbe stato più comodo che andassero a scegliersi loro insieme le cose, ma tra uno e l'altro odiano andare per negozi, un po' come mio marito. Comunque, io vi lascio come sempre al momento dell'outfit e poi ci rivediamo per gli accessori. E rieccomi qua. Allora, per quanto riguarda gli accessori, incomincio nel farvi vedere, ve l'ho fatto vedere in diversi video, il gel che mi sta piacendo tantissimo e ho in mente di metterlo identico anche per la laurea di mia figlia, anche se ho cambiato l'abito e non metterò quello che vi avevo fatto vedere che aveva questi toni. Secondo me è un colore un po' neutro, considerando che vorrò mettere questa tinta perché il trucco sarà semplicissimo, devo ancora valutare come fare i capelli, mi farò la tinta a casa e questa volta proverò l'Henné rame dorato. Provo a non fare la ricrescita perché ho letto che copre anche un po' i capelli bianchi, altrimenti subito dopo mi farò anche la ricrescita. E ho in mente di sistemarmi le unghie, rimettermelo magari lunedì dopo aver fatto il colore, però di mettere sempre questo perché poi con mio marito ci stavamo pensando, è comunque un colore neutro, quindi secondo me può starci bene. Il sandalo, non ho in mente di comprarmi le scarpe perché io i tacchi li ho tutti o regalati o li ho venduti. E quindi metterò una scarpa che ho che non è comodissima e per giunta è molto alta.
Però non mi va sinceramente di buttare via dei soldi perché non le metto, quindi metterò una scarpa nera, la parte superiore nera e metterò una borsa nera. Basta, vi faccio vedere che bracciale indosso. Oggi sono in moto, infatti mio marito è andato a portare la moto a casa e a prendere la macchina perché queste cose sarebbe stato impossibile portarle con noi, le avrei potute lasciare qua al lavoro, ma devo vedere se le taglie vanno bene. Il bracciale che indosso è questo di Pandora, ho fatto un video dedicato e poi ho i soliti bracciali che porto su fissi ormai da tantissimo. L'Apple Watch oggi ne ho uno, quello da 38, per quanto riguarda gli orecchini o gli anelli, i cerchietti in oro giallo e qua ho l'anellino con la croce. Non ho collana. Basta, non ho nient'altro. Spero di avervi tenuto come sempre compagnia. Sì, ultimamente sto comprando tanto, però come vedete i miei acquisti sono comunque ponderati, con i saldi e cose che sfruttano. Noi siamo agevolati vendendo anche abiti da uomo, avremmo potuto prendere un abito, però sinceramente sono soldi buttati via perché gli abiti da uomo poi sono sempre gli stessi. E considerando la location e l'informalità, secondo me è tutto perfetto. Federica avrà due abbigliamenti differenti, metterà un abito per la mattina, però veramente un abito non di quelli da sera. A noi piace tantissimo, io e lei siamo un po' stravaganti. E per la sera, perché la mattina festeggerà con pochi parenti, per quanto riguarda invece la sera lo farà con poche persone, con dei suoi amici. Lei ama il giapponese, quindi in un ristorante giapponese. Basta, quindi lei indosserà due cose differenti. In teoria abbiamo deciso, o meglio, lei ha deciso quale mettere la mattina e quale la sera. Però, insomma, sono tutte cose sfruttabili e comunque molto particolari. Vi metterò comunque qualche video del giorno. Il giorno pubblicherò senz'altro in ritardo, è un martedì, e vi metterò un video dove vi farò vedere come saremo vestiti tutti. Niente, io vi lascio, ci vediamo domani col mio prossimo video. Ciao a tutte!